Torniamo a parlare di Unreal Engine 5 con un video dedicato a GTA, che ci darà modo di chiacchierare un po' anche di quello che sarà il futuro di GTA, con due accenni anche alle indiscrezioni, partendo da un video del canale Teaser Play, che altro non è se non un canale composto da dei graphic designer che si sono uniti in un singolo studio, dove spesso si divertono a ipotizzare, a realizzare lavori sulla base di quello che potrebbe succedere in futuro. È un video particolarmente interessante perché reimmagina GTA San Andreas con la grafica della Unreal Engine 5 e ci permetterà anche di fare appunto due discorsi, due, sul futuro di questo brand. Intanto vado. Questo è fatto tutto con la Unreal Engine 5, per cui ci darà anche modo di vederlo all'opera con qualcosa di diverso. E guardando sto video ieri, ero là che dicevo, ma chissà se effettivamente GTA 6 poi potrà raggiungere un livello anche solo lontanamente simile a questo. Sarebbe molto bello. Credo che non sia così irrealizzabile a conti fatti, anzi, credo che sia abbastanza probabile che ciò accada, soprattutto a fronte di una notizia che è emersa in questi giorni, che è quella di cui poi volevo parlare in fondo, che è un GTA 6 che probabilmente arriverà nel 2026, cioè le indiscrezioni parlano di un lancio probabile in quella data, che è lontanissima, quasi, cioè io avrò tipo quasi 40 anni, ecco, ed è spettrale se uno ci pensa, perché effettivamente vuol dire che per altri 4 anni avremo a che fare con riproposizioni, quasi sicuramente, forse ci riproporranno ancora il GTA 5, no, spero di no, magari ci proporranno qualcosa di simile, magari rifaranno i vecchi GTA con grafica più moderna, non lo so, però fatto sta che quello che stiamo vedendo qui secondo me potrebbe essere un futuro per GTA, ma un futuro anche in senso assoluto per i free roaming così di stampo criminale. È interessante perché credo che tecnicamente forse siamo un pochino al di sotto rispetto a tante altre produzioni che abbiamo visto nell'ultimo periodo, perché abbiamo visto cose particolarmente più imponenti. Anche il recente Callisto Protocol, la prima immagine che è uscita, l'ho trovata particolarmente indicativa di quello che sarà il futuro, ma tenete presente che quello che si è visto qui comunque dà una percezione di quello che potrebbe accadere, e l'ho apprezzato tanto, specialmente nelle parti che sfruttano un po' più l'illuminazione per risaltare texture e cose varie, perché i modelli continuano a essere un qualcosa che personalmente non sto apprezzando granché di alcuni lavori dell'Unreal Engine, perché sembrano essere la parte un po' più critica. Non so se avete visto, ultimamente girava anche un video sulla famosa tech demo di Matrix applicato a Iron Man, Batman. I modelli sono sempre un po'... Mentre per quanto riguarda le animazioni, credo che l'engine sia già a ottimi punti, a un ottimo livello. Ma è l'illuminazione la cosa che mi sta piacendo di più. Se dovessimo fare un discorso di modelli, forse la Unreal Engine 5 per adesso non sembra essere il più semplice per realizzare cose di altissimo livello, perché un po' tutti i designer si scontrano con questa contrapposizione fra ambientazioni molto molto belle, molto molto realistiche, e poi modelli che invece stonano un pochino, fermo restando che questo modello è straordinario, ma secondo me, ripeto, per un po' di tempo temo che dovremo aspettare. L'unica cosa è che appunto non riesco a capire come potrebbe fare Rockstar a reggere 4 anni senza presentare niente. Il primo pensiero è chiaramente quello di un Red Dead Redemption 2 con delle espansioni, il famoso remake del primo, di cui peraltro si era già ipotizzato la settimana scorsa con il video di Enfant Terrible, ma insomma ci sono tanti tanti discorsi che si legano a quello che è il futuro di GTA. Ecco, per dirvi, no, il modello qui non è stato minimamente ottimizzato rispetto a quello che è l'originale, a conti fatti è sempre la stessa cosa, sì, magari un pochino svecchiato, ma se vediamo il confronto con questo, cioè questo è un tipo di modello che mi aspetto da un free roaming di nuova generazione, per esempio. Ma ci sarebbe tanto da lavorare per rendere questo un modello mobile animato in maniera credibile in un'ambientazione tipo questa, ecco. Per cui è molto bello quello che stiamo vedendo sulla Unreal Engine 5 in questo periodo, è molto bello che tantissimi si stiano
mettendo alla prova, sperimentando, ipotizzando, dando a noi giocatori poi una percezione di quello che potrebbe essere il futuro. E il teaser play lo fa in maniera molto molto convincente, per cui al di là di questo video vi consiglio magari di vederne anche altri, perché stanno facendo veramente un buon lavoro nell'ultimo periodo nel immaginare, ipotizzare. Però ripeto, è un qualcosa che secondo me richiederà tanto tempo, perché un qualcosa così me lo aspetto dagli studi, quelli di altissimo livello. Ma infatti, tra l'altro, passiamo un attimo a vedere una cosa. Ecco, pensavo di dare un attimino un'occhiata rapida a quello che è Callisto Protocol, titolo che peraltro danno per pronto e previsto sul mercato entro la fine del 2022. Allora, o siamo alle porte di un reveal pazzesco che avverrà durante il periodo estivo, cioè tipo tra un paio di settimane, o questa non è la grafica di gioco. Perché fatico a immaginare, per quanto il publisher Krafton sia enorme, con dei fondi incredibili, che questo titolo sia già così, in così, cioè non si è visto niente di neanche lontanamente paragonabile a questo, per ora. E The Callisto Protocol viene descritto come un quadrupla A, un titolo che ormai non c'è praticamente da nessuna parte, non c'è ancora stato un vero quadrupla A, e faccio fatica a pensare che possa arrivare il primo quadrupla A da un'azienda che non sia una di quelle a cui siamo abituati, cioè una Sony, una Microsoft. Però confesso che sono curiosissimo, perché questa immagine è incredibile da ogni punto di vista. Il modello del personaggio è curatissimo, l'illuminazione è fotorealistica. Anche lo stesso mostro dietro, che ricorda un po' i necromorfi di Dead Space, per quanto sia sfumato, sfocato, cavolo, fa impressione, i denti, i due volti fusi uno dentro l'altro, cioè è un progetto sicuramente interessante che non vedo l'ora di commentare. Però se da un lato appunto GTA 6 è lontanissimo, si ipotizza sul 2026, e lo trovo addirittura troppo eccessivo come data, questo lo trovo troppo vicino. Per cui siamo in una fase in cui è difficile capire cosa ci stia realmente aspettando, ed è difficile capire come si muoverà l'industria, considerando i rinvii, i problemi, in un'annata che doveva essere quella del rilancio e a conti fatti si è dimostrata per ora una continuazione delle problematiche del 2021. Per cui non lo so, io quello che posso dirvi è: aspettiamo con grande curiosità questo periodo di E3, che E3 non sarà, ma appunto è come se lo fosse, perché secondo me tra Summer Game Fest, l'Xbox Showcase, quello che sicuramente farà anche Sony, qualcosa si inventeranno, e tante altre conferenze, avremo una percezione chiara di quello che ci aspetta nell'immediato, perché credo che forse il 2022 non ha ancora sparato tutte le sue cartucce, ma ripeto, secondo me un gioco così ora come ora è abbastanza infattibile. Ad ogni modo, ragazzi, io per adesso vi saluto. Fatemi sapere, io ogni tanto appunto faccio questi video di tech per stimolare un po' la discussione e confrontarci su certe cose. Valeva la pena di spendere due parole su Callisto Protocol, al di là di quella demo, sì, demo magari, di quella tech demo di quello che potrebbe essere un remake di GTA San Andreas. Ragazzi, per adesso vi saluto, continuate a segnalarmi cose, perché pure questo di teaser play l'avete segnalato voi, e noi ci vediamo alla prossima.